ragazzi, non ci crederete, ma John Denver ha scritto altre canzoni oltre a questa. Incredibile, vero? No, a parte gli scherzi, questo brano ha avuto un successo che è stato oltre a qualsiasi aspettativa. E per quanto abbia reso famoso l'artista, autore, John Denver, difficilmente qualcuno ti saprebbe canticchiare un altro brano di John Denver. Vai, provaci, dai, voglio sentire un'altra canzone di John Denver. Allora, mentre preparavo questo tutorial, sono andato a vedermi un attimo gli altri brani, ascoltarmi un attimo gli altri brani di John Denver. A parte che mi ha fatto stranissimo sentire la sua voce su un altro brano, cioè, comunque ne ha fatte di altre belle canzoni. Vabbè, comunque, vediamo qualche curiosità sul brano in questione. Take Me Home Country Roads raggiunge la seconda posizione della Billboard statunitense. Il brano è la canzone ufficiale della West Virginia University e viene suonata in ogni prepartita dal 1972 ad oggi. In realtà la strada che ha ispirato questo brano non è in West Virginia, ma è vicino a Washington. Solo su Wikipedia si contano 17 cover famose del brano. Il brano continua tuttora ad essere molto famoso e apprezzato, infatti conta oltre 1,2 milioni di acquisti digitali. A distanza di quasi 50 anni da quando è stato creato questo brano, rimane ancora uno dei singoli country più scaricati ogni anno. Bene, allora abbiamo ripescato questo brano perché aveva perso ancora tanto tempo fa, l'avevate richiesto in molti, lo continuate a richiedere in realtà, però aveva appunto perso uno dei contest. L'abbiamo ripescato principalmente perché secondo me ce n'era bisogno di questo brano, di conoscere questo brano per chi insomma sta iniziando a suonare la chitarra, ma oltre a questo c'è una ritmica che vale la pena spiegare perché è una ritmica un po' particolare. Ovviamente spiegherò la ritmica sia appunto con una ritmica particolare, sia più semplificata per chi magari ancora non può fare, non riesce a fare certi movimenti con la mano destra, ok? Quindi è sicuramente una cosa di cui volevo parlare, la ritmica di questo brano, e comunque è una delle canzoni, diciamo, da spiaggia, le canzoni da falò, le canzoni da canzoniere più suonate e più apprezzate, insomma, e cantate nei momenti in cui siamo tra amici e abbiamo una chitarra in mano, ok? Bene, ci sono tre parti da spiegare. Vedremo anche il piccolo assoletto iniziale, però le parti principali sono strofe e ritornello. Poi la terza sarebbe un bridge, poi vedremo adesso appunto l'introduzione, che è una cosa a parte, però è una cosa semplicissima, ok? Bene, partiamo dall'introduzione. Ok, allora nell'introduzione abbiamo la base che fa praticamente solo il La. Durante questo La c'è appunto l'assoletto che appunto adesso vediamo. Ok, il La maggiore che abbiamo all'inizio lo componiamo con appunto, non suoniamo la sesta corda, quinta corda libera, secondo tasto, quarta corda, secondo tasto, terza corda, secondo tasto, seconda corda, prima corda libera. Ok? Cominciamo a vedere la ritmica, che è appunto molto particolare. Allora, per quanto riguarda la ritmica, abbiamo una cosa interessante che è questa. Abbiamo detto appunto che nel La non si suona la sesta corda, però in questo caso alterniamo la quinta e la sesta corda. Ok? Quindi perché alterniamo la quinta e sesta corda? Perché è una cosa tipica del country, diciamo, alternare per esempio il La con la sua quinta, ok? Ok, in questo caso meglio se è più bassa, quindi ok, come per esempio ci sono appunto in varie altre canzoni country. Quindi questo schema
io in questo momento cosa sto facendo? Sto suonando prima la quinta corda, quindi quinta corda da sola, ovviamente non serve beccare solo quella, basta che miri la quinta corda, magari con il pollice sfiori la sesta all'inizio, tanto per non suonarla subito, ok? Dopodiché, quando vado a suonare di nuovo la quinta, io solitamente utilizzo il palm muting per stoppare la sesta corda, però questa è una cosa un po' più avanzata, quindi l'ideale sarebbe appunto questo. Quinta corda, poi tutte le altre corde le suono, faccio giù su, ok? Il movimento della mano teoricamente dovrebbe essere sempre in sedicesimi, infatti 1, 2, 3, 4, ho 4 movimenti, quindi 2 giù, cioè 1 giù, 1 su, 1 giù, 1 su, ogni volta che c'è un quarto, quindi se io muovo la mano in questo modo, ok, ovviamente non suono tutti i sedicesimi, però il movimento è quello. Ok, quindi appunto prima solo la quinta corda libera, poi ok, questo, quindi su tutte le corde del La, poi la sesta corda libera, quindi a questo punto potresti fare sia due volte come abbiamo fatto prima, ma io ti consiglio di farlo solo una per dare un po' di più dinamica al brano, quindi al posto di fare ok, potrebbe essere così oppure così. Questo è lo schema che si ripete per tutto il brano, ok? Ovviamente cosa succede? Quando cambieremo accordi ci saranno altri, cioè non sarà queste due corde, ok? Per esempio, qua la fondamentale è già sulla sesta corda, quindi non abbiamo la nota più bassa, allora semplicemente quello che facciamo è suonare la corda successiva, ok? Alternarlo con la corda successiva, quindi questo lo vedremo dopo. Adesso stiamo guardando l'introduzione, quindi La. Ok. Per quanto riguarda l'assoletto iniziale, abbiamo quindi hammer on dal 13 al 14, tredicesimo al quattordicesimo tasto della seconda corda, quindi ok. E dopodiché faccio il dodicesimo della prima corda, ok, e qua abbiamo 14 della prima, 14 della seconda, 14 della terza, ok. Bene, e questa è l'introduzione, quindi abbiamo visto la ritmica, abbiamo visto la corda di La e anche l'assoletto. A questo punto passiamo alla strofa. La strofa abbiamo come sempre questa ritmica e partiamo sempre da La, quindi a questo punto abbiamo il Fa diesis minore, barre al secondo tasto, e poi abbiamo il quarto tasto della quinta corda, quarto tasto della quarta corda e poi il resto è barre. Ok, quindi abbiamo La, Fa diesis minore, ok, e qua come abbiamo detto, dato che non abbiamo la corda più bassa, che sarebbe l'ideale avere la quinta più bassa, suoniamo, alterniamo semplicemente la sesta e la quinta, però partendo dalla sesta che è la fondamentale, perché abbiamo il Fa diesis e la corda è il Fa diesis, quindi dopo spiego anche la ritmica più semplificata, ovviamente. Ok. Dopo
dopodiché passiamo in Mi maggiore. Abbiamo sesta corda libera, secondo tasto quinta corda, secondo tasto quarta corda, primo tasto terza corda e seconda e prima libere. Ok. Anche qui non abbiamo la corda più bassa, quindi alterniamo quinta e sesta, perché sulla sesta abbiamo la fondamentale, quindi partiamo dalla sesta. Ok. Dopodiché abbiamo Re, e qui abbiamo la nota, la corda più bassa, quindi possiamo utilizzarla. Quindi. E quindi con il Re cosa facciamo? Abbiamo dalla quarta corda, che è libera, poi abbiamo il secondo tasto della terza corda, quindi quarta corda libera, secondo tasto terza corda, terzo tasto seconda corda, secondo tasto prima corda, ok? Quindi teoricamente suoneremo solo le corde 4, 3, 2, 1, però abbiamo detto che l'ideale è utilizzare la quinta bassa, quindi che sarebbe il La che abbiamo appunto sulla quinta corda libera, quindi quindi, ricapitolando da capo. Questo qua dura la metà degli altri, quindi il Re dura la metà, e vado in La, ok? Che dura la metà, però poi ricominciamo con il La, ok? Quindi abbiamo appunto il Re. Abbiamo il ritornello che è quello che hai sentito anche durante l'intro, ovvero abbiamo gli stessi accordi della strofa però rimescolati. Infatti abbiamo La, Mi, Fa diesis minore, Re, La, Mi, Re, La. Ok, questo è il ritornello. Ok, hai visto la ritmica, hai visto anche gli accordi, che sono semplicemente quelli di prima rimescolati. A questo punto vediamo anche la ritmica semplificata, prima di passare a vedere il bridge. La ritmica semplificata è semplicemente suono senza fare l'alternanza, ok? Suono semplicemente le corde che devo suonare sull'accordo, quindi senza altre note, però diciamo comunque semplificato, sì, però cerca di dividere le note più basse da quelle più alte, ok? Quindi puoi suonare tutte insieme oppure appunto come sto facendo io adesso più o meno cercare di distinguere, ok, le corde più basse da quelle più alte di tonalità, ovviamente. Ok, quindi anche ok, cerca di utilizzare sempre questa ritmica molto cavalcante, diciamo. Ok, allora vediamo il bridge in questo momento, che appunto si trova ad un certo punto del brano, mi sembra dopo il ritornello. Ok, quindi abbiamo gli accordi del bridge sono prima parte quindi Fa diesis minore, Mi, La, ok, questa è la prima parte del bridge, quindi con La che
Dopodiché abbiamo Re, La, Mi. Ok. Poi c'è un nuovo accordo, infatti facciamo il Fa diesis minore, Sol, quindi puoi fare il Sol se ti trovi meglio, dato che arriviamo da un Fa diesis minore con il barré, puoi farlo con il barré anche questo, se no lo fai normalmente, ok? Normalmente sarebbe terzo tasto, sesta corda, secondo tasto, quinta corda, quarta, terza, seconda corda libere e terzo tasto, prima corda. Ok. Se no, barré, se lo sai fare, insomma, è questo qua. Quindi, Fa diesis minore, Sol, Re. E a questo punto finiamo in Mi. E lo teniamo lungo. Il bridge sarebbe quella parte che fa... Bene, spero che il tutorial ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti mi piace, e, insomma sono contento che tu sia arrivato fino alla fine e spero che tu abbia visto questa bella ritmica molto diversa dal solito, diciamo una ritmica che si usa di più nel country, spero quindi che tu abbia potuto anche imparare una ritmica nuova. Ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video, suonarechitarra.com per la didattica, e il gruppo di Facebook suonarechitarra.com e la pagina Facebook Chitarristi Italiani. Ci vediamo, ciao!